Ciao ragazzi, benvenuti. Io sono Giovanni. In questo video volevo parlarvi del Buzz Mode in cura, cioè i settaggi che cura deve avere per riuscire a stampare con la nostra stampante i vasi, che sono appunto degli oggetti molto belli e ornamentali di grandissimo effetto. Allora, io adesso vi faccio l'esempio con questo vaso che ho scaricato da Teen Inverse, che in realtà poi in passato ho anche già stampato e ho regalato, ma appunto ci cade a pennello come prova di stampa. Una volta scaricato il file e scompattato, lo caricheremo in cura, la versione attualmente attuale che c'è durante la realizzazione di questo video è la 3.2, perciò apriamo il file, carichiamo il file STL. È un file molto complesso perché il vaso è molto grande, è alto 35 cm e ha parecchi poligoni, di conseguenza ci metterà un po' per essere caricato. Noi adesso per comodità, in questo caso per fare un time lapse e allegarvelo al video, lo riduciamo a circa 25 cm, ecco qui, a circa 25 cm di altezza proprio per fare un po' prima. Ok, perciò selezioniamo l'oggetto, andiamo su scala, all'altezza dello Z, anziché 35 cm o 350 mm, mettiamo 250 mm e scaliamo perciò l'oggetto. Anche perché ci metterà molto meno tempo sia la stampante per stamparlo che cura per fare ogni volta che andiamo a cambiare qualcosa lo slicing. In questo caso, così com'è, il file verrebbe stampato, il vaso verrebbe stampato in 5 ore, 34 minuti, 5 ore e 34 minuti, impiegando 19,49 metri e 58 grammi di materiale. La qualità con la quale stampo di solito i vasi è lo 0,2 mm, che è diciamo un ottimo compromesso tra velocità e qualità di vaso. Potete ovviamente stamparlo con una qualità superiore, riducendo perciò lo spessore del layer, o anche alzarla per diminuire la qualità e aumentarne la velocità. Questo sta a voi, fate voi le prove. Io in questo caso, la misura che ho ottenuto, che ritengo essere la più interessante come compromesso, è sicuramente lo 0,2. Allora, selezionando questa qualità e tenendo quelle che sono le impostazioni di default di cura, andiamo a cambiare solo quelle che ci interessa per stampare il vaso. Allora, sicuramente una delle prime cose che dovremo andare a modificare è la densità di riempimento. Il vaso in questo caso deve essere vuoto, perciò mettiamo riempimento 0. Perciò il vaso non verrà riempito con nessun tipo di materiale. Un'altra cosa che si evince subito dal disegno è che questo vaso sopra ha un tappo. Ci spostiamo nella modalità visualizzazione layer, così capiamo anche tutti i singoli passaggi della testina. Aspettiamo che Cura faccia lo slicing e si noterà appunto la presenza del layer superiore che non ci interessa stampare. Di conseguenza noi andiamo qui su spessore del layer superiore e mettiamo 0. A questo punto, dopo un piccolo slicing ancora dell'oggetto, Cura provvederà a rimuovere la parte superiore. Solo un attimo. Elaborazione a livelli in corso. E voilà. Perfetto. In questo caso non è più presente la parte superiore che era gialla, ma il vaso sarà completamente vuoto. Sotto si intravede il giallo che invece è il livello inferiore, che lo andiamo a vedere con questo cursore. Eccolo qua. Questi qua invece sono i tre livelli inferiori per dare un po' di solidità al vaso. Un'altra cosa che si evince subito è la presenza di due colori per quanto riguarda la parete e l'interno, perché in questa modalità, senza selezionare nessuna cosa, nessuna opzione particolare, Cura stamperà due pareti, perché abbiamo messo come dimensione delle pareti 0,8 mm. La larghezza della linea è 0,4, perciò creerà due pareti, una interna e una esterna. Ma un'altra cosa che è da notare è queste linee azzurre, queste linee blu all'interno. Questi sono gli spostamenti che la testina fa per stampare l'oggetto se non attiviamo la modalità vaso. Questo ovviamente farà sì che anche la stampa sarà molto più lunga, perché impiegherà la stampante, compreso tutti gli spostamenti, quasi 9 ore. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad attivare la funzione stampa spirale, che è questa qui. Facendo questa cosa, automaticamente la testina non farà più tutti gli spostamenti,
ma farà una stampa concentrica, cioè stamperà in maniera continua il vaso stampando praticamente solo il contorno. Eccolo qua. E magicamente la durata di stampa passa dalle quasi 9 ore a 5 ore e mezzo, impiegando 19,49 metri e 58 grammi di materiale. Un'altra cosa sulla quale vorrei soffermarmi a livello proprio di impostazioni sono la temperatura. Lì varierà sicuramente in base al tipo di PLA che andate ad impiegare. Io oggi per fare il video sto utilizzando un PLA comprato economico, comprato da Hobby King, temperatura consigliata di stampa a 195 gradi, per l'occasione appunto lo stampo a 200. Letto di stampa o piatto di stampa, in questo caso come mia abitudine io lascio a zero perché uso la lacca per far aderire l'oggetto al piatto e non mi interessa che il piatto sia riscaldato. Velocità di stampa, anche qui dovete fare voi delle prove in base al PLA che utilizzate. Ho visto che mediamente una buona velocità per ottenere una buona qualità e un giusto compromesso di tempo di stampa è circa 60 mm secondo. Sappiate che se aumentate la velocità di stampa dovete anche incrementare leggermente la temperatura, perché ovviamente la testina muovendosi molto più velocemente ha bisogno che il filamento sia più liquido, più fuso, molto più velocemente. Perciò magari incrementando di 10 o di 20 mm secondo io alzerei almeno 5 gradi di temperatura in più. Poi dovete fare le prove in base al vostro oggetto. Altra cosa che io attivo sempre è lo skirt, che sono appunto la stampa, questa stampa qua che si vede in azzurro chiaro esterna all'oggetto. Metto anche 10 bei livelli di skirt perché sono praticamente questi 10 passaggi che prima di cominciare a stampare l'oggetto, la testina farà facendo uscire il materiale, il filamento bello fuso, bello sciolto dallo stand, soprattutto magari nel momento in cui avete già stampato in precedenza qualcos'altro con un altro filamento, lo andate a cambiare e per far sì che tutti gli eventuali residui rimasti all'interno dello stand fuoriescano, queste 10 linee permetteranno di avere poi una stampa di un colore uniforme senza avere perciò sbavature, eccetera. Lascio attivata l'abilitazione del raffreddamento di stampa, che è sempre comoda perché fa sì che l'oggetto si asciughi molto velocemente e permetta perciò un'ottima adesione tra i vari strati. Non serve attivare invece la ritrazione. La ritrazione in questo caso, non avendo spostamenti della testina da una parte all'altra, si può tranquillamente disabilitare. E vediamo un po' cosa possiamo ancora variare. Niente, basta. Ecco, in questo caso qua sappiate che il vaso verrà stampato con un singolo strato, di conseguenza le pareti saranno molto molto deboli, l'oggetto sarà molto leggero e delicato. Sicuramente non potrà contenere acqua perché ovviamente ci sono troppi pochi strati diciamo, le pareti sicuramente non riusciranno ad essere perfettamente sigillate. È un vaso decorativo. Se volete ottenere un vaso molto più resistente e magari con la possibilità di inserire all'interno dell'acqua, dovete eliminare la modalità vase, cioè la modalità spiraliforme, e aumentare il numero delle pareti in base alla linea che avete selezionato. Se voi avete selezionato 0,4 come larghezza della linea e volete due o più spessori, due pareti, dovete aumentare lo spessore delle pareti. In questo caso io ho selezionato 0,8, verranno stampate due pareti, come era visualizzato all'inizio, un attimo che fa l'elaborazione dei livelli, se ne vedrà uno interno e uno esterno, esattamente, quello verde e quello rosso, perché sono due le pareti. Se io qui imposto invece sullo spessore delle pareti 1,2, le pareti diventeranno 3 e di conseguenza ce ne sarà una interna, una esterna e una anche interna, in questo caso sarà un riempimento. Bene, ovviamente in questa modalità sarà una normale stampa 3D, la tempistica aumenterà e non sarà uniforme lo spostamento della testina lungo l'oggetto, sicuramente verranno fuori maggiori imperfezioni. Ovviamente l'oggetto in questo caso sarà molto più resistente.
Un'ulteriore opzione che potreste fare è aumentare lo spessore della linea anche in modalità spiraliforme fino ad arrivare per esempio a 0,4, perciò raddoppiando lo spessore della parete, facendo sì che in un unico passaggio la testina faccia fuoriuscire molto più materiale. Allora, ritorniamo alle impostazioni che avevamo dato all'inizio, perciò rimettiamo stampa spiraliforme. Un attimo che cura faccia i calcoli dello slicing nuovamente dei 1500 livelli di questo vaso. Perfetto, sono spariti perciò i riempimenti interni. La parete esterna ce ne sarà solamente una, questa qua in rosso. E come dicevo prima, appunto, se volete dargli comunque incrementare comunque lo spessore, dovete aumentare la larghezza della linea. Ovvio che se lo gel è un 0,4, io non andrei oltre allo 0,4. Se volete tenere dei vasi molto più resistenti, sarebbe il caso di cambiare il gel di stampa e metterne uno 0,8 e di conseguenza vi permetterà di poter stampare in un unico passaggio un filamento, una linea molto più grossa, addirittura il doppio appunto di quella che usiamo in questo caso. Bene, a questo punto tutte le impostazioni per stampare il nostro vaso sono complete. Clicchiamo su salva vaso e lo andiamo a stampare. A voi il video.
completo realizzato. Abbiamo salito a fuoco, ecco qua, 5 ore e 32 minuti. Vediamolo anche dentro. Perfetto. Proviamo a sganciarlo senza far danni. Aia. Si è incollato troppo. Non so se riesco. Ok. Eccolo qua, la luce si vede meglio. Ah, che strana riga che ha fatto. Questa sì, una strana riga orizzontale. Beh, il colore devo dire è bello, c'ha delle venature d'oro, molto molto carino. La base è venuta un po' male perché qui all'inizio ho avuto un po' di problemi con il filamento che non si è completamente sciolto all'inizio, dovevo aumentare il brim. Ok, bene. Questo è il vaso, come anticipato è molto molto morbido, fatto singolo layer alto 0,2.